Sono frizzanti, solari, ma anche seducenti e femminili. Sono i profumi, quelli freschi, fruttati, fioriti, che trasmettono tanta vitalità e sono i profumi da portare con noi in vacanza, soprattutto al mare, se si va in vacanza al mare, perché sono dei profumi che richiamano un po' l'essenza dell'estate, quindi il profumo di mare da mettere in valigia prima di partire per una vacanza. E come deve essere questo profumo? Deve essere innanzitutto fresco, vivace, luminoso, ma anche femminile, sensuale, fruttato ed esotico. Soprattutto fruttato, diciamo così, più fruttato, fruttato e esotico, ma nello stesso tempo anche sensuale. Perché scegliamo quelli che sanno più di frutta? Ma perché la frutta è quel sapore proprio estivo, no? E la maggior parte di queste profumazioni hanno, non so, il profumo della pesca, dell'albicocca, del melone, del cocco. Allora, io ne ho tanti e già ve l'ho consigliati parecchie volte, che stanno di cocco, di melone, papaya, maracuja, maracuja, secondo come lo pronunciate questo nome. Però oggi ho voluto fare una selezione e non mettere proprio quelli che sanno di cocco, di quelle spiagge, insomma, particolari, che richiamano il tiare e il cocco. Vediamo che profumini ho scelto per voi. Allora, innanzitutto tengo a precisare che non sono sponsorizzati questi profumi, è una mia scelta parlare di questi. Poi in qualsiasi momento un'azienda magari decide di mandarmi dei profumi da testare, sicuramente sarete i primi a saperlo. Sono dei profumi che più o meno già avete visto, rivisto, ne abbiamo già parlato, però perché non magari soffermarci ancora una volta di più, magari proponendovi appunto come profumi per le vacanze. Il primo profumo è di equivalenza ed è lo 058. È una fragranza tropicale, sì, innanzitutto è una fragranza tropicale, fruttata, molto allegra, perché poi tutti quelli che sanno di frutta sono profumi allegri. Ecco dunque perché io questo tipo di profumi l'abbino soprattutto alla stagione estiva. Me lo vado a risentire, lo sapete come sono fatta. Questo è un fruttato, però un pochino più morbido, più dolce rispetto a quello di cui vi parlerò dopo, che è sempre di equivalenza. È una fragranza che ha una composizione molto succosa, come appunto è succosa la frutta, molto zuccherosa, però non è quello zucchero, quel sapore di zucchero che richiama, non so, lo zucchero filato, quei profumini baby, no, è uno zucchero molto deciso, e quindi anche per una donna dai 20 anni in su, quindi non stiamo parlando di bambini. Le note di testa di questo profumo sono pesca e albicocca, quelle di cuore fiori freschi come la fresia e lo smanto, poi come note di fondo abbiamo la vaniglia dolce e il cacao. Quindi il cacao, lo sapete, sì, è meravigliao, però ha anche una nota amara, e con la vaniglia quindi c'è questo sposalizio tra il dolce e amaro. Non quello di Barbara D'Urso, dolce amaro, ma il dolce amaro che si fonde insieme di questi profumi. È un profumo che vedo adatto in particolare dal tardo pomeriggio in poi, lo vedo adatto dalle ventenni in poi. Il prezzo si aggira, sono un po' aumentati questi profumini di equivalenza, che volete farci, insomma, vabbè. L'inflazione, il lockdown ci ha costretto anche magari a dei momenti di fermo, e quindi i negozianti anche loro, insomma, fanno i loro passini in avanti per riuscire a guadagnare qualche soldino in più. Però mi sembra che sono aumentati di un euro, quindi insomma acquistandoli non è che vi svenate poi più di tanto. Da 9,90 sono passati a 10,90 se non erro. Poi per tutto il mese di agosto ci sarà una promozione per quanto riguarda i profumi da equivalenza, quindi se avete intenzione fate un salto e vabbè.
e approfittatene. Come penso, poi ci saranno saldi sulle varie profumerie, quindi potete acquistare anche altri tipi di profumi come questo e quest'altro che non sono di equivalenza, insomma, ecco, quindi altrimenti poi sembra che voglio primeggiare una ditta su un'altra. Ce li spostiamo leggermente più in qua e adesso andiamo a parlare del mio amatissimo mi sono sbagliata numero, aspettate, ne ho combinata una delle mie, vabbè, buono anche questo perché a me piacciono tutti, però combinato, mi sono sbagliata, non è questo ma è un altro, aspettate. Allora, potevo far benissimo finta che non mi ero sbagliata, che era quello, perché tanto poi insomma sono uguali, però sono andata a prendere quello giusto, che tra l'altro mi ero sbagliata proprio perché sono uguali con lo stesso tappo, mentre invece avete visto questo qua, sì, vabbè, l'ho tolto, no, perché sto leggendo comunque, perché altrimenti poi non mi ricordo bene le note. Questo ha il tappo differente. E cosa volevo dirvi? Me lo sono tra l'altro spruzzato perché io adoro questo profumo, mi piace troppo. Allora, i profumi di equivalenza, come altre case di dupe, tipo la Comin, ecco, tanto per citare qualcuno, hanno praticamente la stessa profumazione dell'originale, tant'è vero che soprattutto questo, quando io l'ho messo, già l'ho detto in un altro video, così degli amici mi hanno detto: ah, ma hai Dior Escape Portofino? Io sì, è quello, vabbè, non ho voluto svelare il mio piccolo segreto, che invece è un dupe. Praticamente questo 013 di equivalenza è, oltre a essere veramente buonissimo, è il dupe di Dior Escape Portofino. Che cosa contiene questo profumo? È un profumo molto elegante, molto raffinato, ha un profumo agrumato che ci porta proprio in Italia con i suoi profumi mediterranei, quindi con il pompelmo, io sento il cedro, proprio quei sapori mediterranei, Portofino, ecco, ma non solo Portofino, io lo vedrei abbinato bene, non solo come il dupe Portofino, ma anche ad Amalfi, Ischia, insomma queste terre qua, ecco. È uno spettacolo veramente di agrumi, perché c'è il bergamotto calabrese, il limone siciliano, un tocco di verde di petite grain, i fiori d'arancio, e poi ci sono delle note di fondo molto secche come il cipresso e il cedro. Io sento tutto tranne il cipresso, insomma, già in un altro video ci eravamo fatti due risate, poi non so se è già uscito questo video, così in un battibaleno ho deciso di registrare quest'altro video sui profumi. Già mi vedo Agnes, poi chi c'è? Oddio, non mi ricordo le altre, quelle che amano i profumi, già le vedo che esultano e dicono sì, registra tutto ciò che riguarda i profumi, perché loro impazziscono praticamente. C'è tutto un clan nel mio canale che è proprio il fans club dei profumi, cioè mi seguono solo per i profumi, vabbè. Se parlo di qualcos'altro non so perché non le vedi mai, poi può darsi pure che magari vedono il video, però loro commentano subito, si affollano solo quando parlo di profumi. Insomma, questo Escape Portofino, ragazze mie, è veramente, ragazze, pure ragazzi, i signori uomini, se dovete fare un regalo, magari, che ne so, vostra moglie dice: sai, io vorrei quel profumo di Dior, voi, ma costa. Aspettate, calma, scrivetevi, prendete un appunto, 013 di equivalenza, e ci fate un figurone con la vostra lei, veramente, guardate, ve lo dico, è il profumo estivo per eccellenza questo, cioè, vabbè, poi i gusti sono gusti, l'ho detto un sacco di volte, mettetelo anche d'inverno, però d'estate ci fate la vostra bella figura. Lo avete adatto a ogni ora del giorno e per ogni età, a cominciare dalle signorine, dalle più piccine, fino a, dai,
voglio sentire tutti in coro le giovani anziane. Le giovani anziane, quelle che si mettono allo specchio e dicono: oddio, ho 50 anni, oddio, ho 60 anni. Adesso ti faccio vedere io, mi vado a fare il capello, mi curo le unghie, mi trucco tutto bella per bene e mi metto un bel vestitino a fiori e ti faccio vedere chi è la giovane anziana. Viva le giovani anziane, forza le giovani anziane. Sono quelle che poi portano avanti la famiglia, no? Le giovani anziane, diciamo così, quelle che sono nella loro sobrietà, sono comunque sempre giovanili, ecco, diciamo la verità. Va bene, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo alla prossima profumazione. La prossima profumazione della quale vi voglio parlare è dei Tesori d'Oriente. Sono le Body Mist, le acque di Tesori d'Oriente, quest'acqua profumata, aromatica, fiori di sale e loto. Anche questo è l'estate per eccellenza, il sale, un'esplosione di mare, di sale, mare, profumo di mare. Partiamo tutti con Love Boat, ve lo ricordate quel film? A proposito di giovani anziani, io quando mi ricordo queste cose mi rendo conto veramente di come siano passati gli anni, insomma. Una fragranza marina e fiorita che nasce dall'accordo tra le note delicate del fior di sale e quelle calde e morbide del loto, che lasciano così sulla pelle la freschezza della brezza marina e il calore del sole. Quest'acqua profumata, arricchita anche con acqua di aloe, dalle proprietà rinfrescanti ed idratante. Praticamente io la vedo adatta non per andare a mare, mi raccomando, non mettetevi i profumi per andare a mare, bastano i solari e bastano e avanzano. E al massimo vi potete mettere un olio magari al tiare, un olio al cocco che fa da autoabbronzante e profuma nello stesso tempo, ma non andate con né con body mist, anche se non contengono magari alcol e profumazioni varie, insomma, io starei più al sicuro così. Questa magari ve la mettete dopo la doccia, sia che la fate a mare prima di tornare a casa e sia che la fate a casa e una bella doccia, vi spruzzate questo ed è proprio è come se portaste magari ancora a casa la fragranza del mare, no? Magari questo va bene anche a settembre, perché no? Quando si ritorna dalle vacanze si lascia un pochino in disparte il mare, anche se poi secondo me il mare a settembre è una cosa meravigliosa, perché non c'è folla, l'acqua è più pulita, è fresca e cristallina. Però ecco, magari a settembre, se non andate più a mare, vi spruzzate questa e vi ricorda proprio quella brezza marina. È una profumazione che vede adatta tutto il giorno ed è una profumazione che vede adatta per tutta l'età indistintamente. Il prezzo è abbastanza modico, perché si aggira sulle 8-9 euro, mi sembra, se poi non è aumentato anche questo, adesso non so dirvi. E veniamo adesso a un'acqua profumata corallo e sale marino di Folie, e anche questa ha sapore di mare, ha sapore di sole, di spiaggia, di onde, e la vedo leggermente più delicata rispetto, a quella fiori di sale di loto dei Tesori d'Oriente, forse perché c'è questo corallo che non so poi da che cosa derivi. Questo corallo praticamente che dà un più dolcezza, mentre invece l'altra fiori di sale e loto quindi era un pochino più frizzantina. È una fragranza caratterizzata e ispirata dalle onde del mare, come vi dicevo prima, neanche a farla apposta non avevo letto. Sa di salsedine e riporta anche degli odori della macchia mediterranea. Inoltre ci sono note legnose e marine che completano la profumazione. Se non la conoscete, questa di Folie, andate a provarla, anche perché costano pochissimo, sotto le 3 euro, dipende dai negozi, magari in qualche negozio può costare sulle 4 euro, però non penso che sfiori quella cifra. Lo vedo adatto anche questo a tutte, per tutte le età, a tutte le ore del giorno e
tutte le ore del giorno, quindi mattina, pomeriggio, sera, alba, tramonto, piena notte, d'estate, magari si gira per la città, per il lungomare, eccetera, eccetera, fino a notte tarda, quindi vabbè, va bene in ogni dove. E in ultimo vi voglio parlare di ancora una volta di una body mist di equivalenza. Questa volta allora ce ne sono veramente tante, come vi dicevo prima, di equivalenza. Avrei potuto proporvi quella al melone, al cocco, alla papaya, poi ne ho scoperte altre che io pensavo fossero nuove, invece sono vecchie, solo che io non ce l'avevo. Quando l'ho viste, vabbè, non ho capito più niente. Allora, non so se ho registrato, anche perché la videocamera mi ha abbandonato. Comunque dicevo, ne avrei talmente tante da proporvi, magari non so, il gusto del cocco, quell'altro melone, ananas, però e dicevo, ce ne sono anche nuove, perché ho scoperto altre profumazioni che pensavo fossero nuove, invece sono vecchie, solo che il negozio nel quale mi rifornisco non ce l'aveva tutte le volte che sono andate, e all'improvviso, dopo 2 anni che io mi servo in quel negozio praticamente, niente, sono uscite fuori queste acque e io pensavo fossero nuove, invece no. Vabbè, questa è tutta un'altra storia, poi ve ne parlerò in seguito. Fatto è che ne avevo tante che rappresentano i fiori, la frutta, quindi sono estive al 100%. Però io vi consiglio da portare in vacanza, quindi fresh green tea da mettere praticamente in valigia come profumo delle vostre vacanze. Questa body mist contiene tè verde, bergamotto e peonia. È un delizioso spray corpo, è una fragranza fresca, erbacea ed energizzante. Anche questa è arricchita da aloe vera e da camomilla, come tutte le body mist appunto di equivalenza. E perché questo? Perché vi consiglio questo? Perché il tè verde praticamente è una garanzia, un classico, e andate sul sicuro. E andate sul sicuro sia in ogni momento della giornata e sia magari, non so, in qualsiasi occasione, ecco, perché come vi posso dire, allora innanzitutto è unisex, quindi potete, se volete portare pochissime cose, soprattutto di beauty, mettete questo, andate sul sicuro, può usarlo anche il vostro lui, o se tu sei un lui che stai guardando questo mio video, puoi metterlo in valigia e lo usa la tua lei. E poi volendo lo possono usare anche i bambini, quindi ecco, ti porti un unico profumo e vai sul sicuro, insomma, ecco, lo utilizza tutta la famiglia. Dice, ma io dietro mi porto la nonna. Ma anche la nonna, perché no? La nonna ha il profumo, una body mist non gliela facciamo mettere. Dice, ma io mi porto la zia Zitella, quella antipatica, acida. Stai sicuro che piacerà anche a lei questo profumo? Guardate, parola di Mary. Se poi non è così, quando tornate dalla vacanza, dite, nonna non l'ha voluto, la zia Zitella non lo voleva, e allora mi rintracciate e mi venite a rimproverare. Scherzi a parte, comunque è un profumo fresco, pulito, energico nello stesso tempo, ed è questo anche importante, perché in vacanza sì, vogliamo rilassarci, ma nello stesso tempo vogliamo anche profumi energici che ci diano vitalità, no? Solarità. Siamo in vacanza o no? Ci vogliamo riposare e divertire o no? Nello stesso tempo? Ma dai! Allora, niente, io mi fermo qua, altrimenti poi c'è, ci sono le solite che dicono, ah, ma quanto chiacchieri, avete mai visto un cinema muto? Sì, anni fa un cinema muto, però se vai al cinema puoi vedere il film, puoi sentire il parlato, e così al teatro, a meno che non te ne vai a Teatro dei Mimi. E su YouTube si parla, anzi vi do una piccola anticipazione, arriveranno dei video particolari dove farò silenzio, dove sarà un misto, una serie di video dove parlerò a raffica, come questo sui profumi, che li farò sempre,
Poi ci saranno, lì parlerò anche in questi video del benessere, dove ci saranno video chiacchiericci e video parlati e meno parlati, e poi ci saranno dei video dove non parlerò. Adesso poi non venitemi a dire: ah, ma non parli, mi devi spiegare. Cioè, gli incontentabili altrimenti. Scherzo, allora ne approfitto di questo video. Non faccio un video particolare: 100 iscritti, 500 iscritti, 1000 iscritti. Anzi, mi sembra ci siamo fermati noi ai 3000 iscritti. Feci un video per ringraziare ai 3000 iscritti. Adesso ne farò un altro se arriveremo ai 10.000 iscritti. Prometto, farò un video magari dove. Che sarà dedicato ai 10.000 iscritti, però per ora i 5.000, perché nel momento che andrà in onda questo video, nel momento che sto registrando siamo 5.020, mi sembra, quindi quando andrà in onda mi auguro siamo aumentati ancora di più. Cosa dirvi? Approfitto di questo video per dire una sola parola: grazie, 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 grazie. E io in particolare ci tengo, sarò ripetitiva, ringrazio in particolare le persone silenziose, perché io vi leggo, vi vedo, anzi avevo preparato, a dire la verità, un video dove vi ringraziavo, avevo fatto la schermata dove apparivano tutti i vostri nomi, poi alla fine ho deciso di no, di non fare un video del genere. Io vi vado a vedere, insomma, mi piace sapere chi è che si è iscritto al canale. Ringrazio tutti in generale, per carità, non voglio fare distinzione, ma ringrazio tutti quelli silenziosi, che so che ci siete, guardate, magari non so per quale motivo non commentate, magari per timidezza, non lo so. Saluto e ringrazio tutti, però ci tengo a ringraziare in particolare, allora, Lilli, che giorni fa mi ha scritto e ci siamo scambiate due parole proprio anche su questo argomento. Poi ringrazio Sabrina, perché Sabrina Bonifazi, ti ringrazio, ci sentiamo spesso. Anche lei crea, non ha un canale, ma anche lei crea bigiotteria, fa tutorial, quindi so che è interessata in particolare alle creazioni, e sia a lei che ad altri che amano questo genere di video dico: pazientate. Il tempo di organizzarci è più che altro perché le creazioni Bigiù li fa Rick. Io è meglio che non ci metto mano perché combino guai. Li fa Rick, e quindi ha bisogno di tempo per vari impegni, ecco, ma sicuramente torneremo alla grande anche con le creazioni. Niente, allora mi fermo veramente. Un bacio a tutti, buone vacanze, buon profumo soprattutto. Un like e alla prossima!